Benvenuti ragazzi. Ciao ragazzi. Com'è? Ciao. Benvenuti a Edre Racconta. Ciao Matteo. Sentite, cominciamo subito con la prima domanda. Secondo voi è davvero il miglior momento della nazionale italiana per quanto riguarda il mondo sportivo? Ma secondo me sì, i risultati parlano da soli, comunque ci siamo divertiti anche noi non solo a viverla ma anche a seguirla per quanto riguarda gli altri sport. E, però secondo me non è un caso, nel senso non è che dall'oggi al domani siamo diventati più forti degli Stati Uniti, più forti dell'Inghilterra, della Francia e di tanti altri paesi. Semplicemente in un periodo come questo, pandemia, Covid, lockdown, probabilmente il nostro popolo è stato in grado di reagire in maniera più efficace. Insomma, abbiamo tirato fuori qualcosa che altri paesi non hanno tirato fuori e i risultati sono arrivati, ecco. Noi da tifosi ci siamo divertiti un sacco e volevo chiederti, Filippo, voi siete ragazzi studenti, insomma, giovani, siete entrati in questo mondo da ragazzi e state vivendo dei sogni incredibili. Come ci si sente, no, a vivere anche delle esperienze Tokyo o, insomma, mondiali, europei a questa età? Come tutta la nazione in questo periodo stiamo vivendo l'Italian Dream, per fare un riferimento anche al famoso slogan americano. Noi in particolare qua a Firenze siamo un trio, per sfortuna manca un altro ragazzo, si chiama Lorenzo Zazzeri, che come noi è andato per la sua prima volta alle Olimpiadi e quindi abbiamo potuto vivere questo momento tutti e tre insieme da neo olimpici. Per noi è stata un'emozione unica e farlo adesso, dopo tutto questo problema che c'è stato con la pandemia, primo è stata una soddisfazione unica, secondo l'abbiamo potuto appunto condividere e abbiamo potuto vivere quei momenti nel loro massimo, grazie appunto alla simpatia di Matteo, Perché voi siete proprio grandi amici, nel senso, oltre che colleghi, sì, diciamo. Ci chiamano i tre moschettieri, quindi viviamo anche di questa Vogliamo rappresentazione. Vogliamo sapere i nomi dei tre moschettieri, chi fa chi. No, quelli Filippo, Matteo, non ce ne siamo più di quello. No. Non ci siamo. Non andiamo. L'immaginazione è ancora. Peggio dei 9 di 7 nani, non si sa. Sì. Quindi ci compensiamo a vicenda e viverli così. Io sono il più giovane. È un'emozione unica, c'è chi l'ha vissuto con qualche anno in più come Matteo e Lorenzo perché ci sono 3 anni di differenza, però l'emozione è stata uguale. E soprattutto voi siete un trio, quindi fate anche tutte le cose insieme, immagino anche durante le gare. C'è un aneddoto che vi va di raccontare un po', che non si può raccontare di solito? Matteo Sonne ce n'ha uno. Diciamo che è stata una delle poche volte in cui abbiamo sperimentato il fenomeno della viralità sui social, perché praticamente eravamo nel villaggio olimpico e stavamo tornando al nostro appartamento dopo essere stati a pranzo. Eravamo tutti insieme e con anche altri ragazzi della nazionale di nuoto. E ci stavamo dirigendo tranquillamente verso l'appartamento e qui presente Pippo stava chiacchierando senza preoccuparsi di guardare davanti a sé e praticamente ha preso un palo in faccia, ma l'ha preso forte. Gli è venuto un bernoccolo, una bella escoriazione perché era un palo bello ruvido. Tutti a ridere ovviamente. Foto, storie, Instagram. Non la più bella prestazione. E su Twitter è impazzito l'hashtag Pippo Megli o il palo, com'era?
Sì. Il problema principale è stato che io non stavo guardando avanti e stavo guardando i miei compagni sulla destra che stavano chiacchierando con me e nessuno mi ha avvertito del palo imminente, quindi io sicuro della mia strada dritta e tranquilla e mi sono ritrovato con questo palo apparso dal nulla e l'ho preso pieno sul lato sinistro della mia fronte. Non è una volta facendo vita, un bel... Tutti ci siamo andati vicini, un palo. Il problema ora è che in qualsiasi forse anche un po' più d'uno, per strada. Qualsiasi contenuto che si condividesse in quel periodo era andava a fuoco, diciamo, sui social. Quindi, essendo comunque un contenuto spontaneo, è veramente divertente, perché anche noi, se ci pensavamo, ci veniva da piangere, da ridere, perché lui proprio non se l'aspettava, ha preso una romba clamorosa. Quindi, cioè, il giorno prima della gara. Esatto. Cioè, quindi c'ha il bozzo proprio, si vedeva dalla cuffietta, si vedeva il bozzo, incredibile. E invece nelle gare, no? Voi siete comunque del corpo dei carabinieri, tutte e due, giusto? Esatto. E della nazionale italiana, oggi siete anche in rappresentanza. E cosa si prova, no? Prima della gara, sulla pedana, ecco, quali sono le sensazioni? Entrambi, una risposta veloce entrambi. Noi nell'Arma dei Carabinieri siamo entrati insieme nel 2017 e quindi condividiamo anche questo percorso. Per quanto riguarda la gara, dipende da che tipologia di gara è, perché possono essere delle gare normalissime che alla piscina di San Marcellino qua a Firenze, che contano poco e nulla, alle quali andiamo anche troppo tranquilli. Andiamo lì, vediamo un po' che fare, scherziamo fino al momento prima di salire sul blocco, ci buttiamo e facciamo la gara. Poi ci sono le Olimpiadi, che sono tutt'altra gara, una gara che ti aspetti da 4 anni, se non di più, da tutta la vita. Ti ritrovi lì in mezzo agli atleti più forti del mondo e devi essere al 100% e dare tutto in quell'esatto momento. Insomma, inizia a essere un po' difficile. Sono velocissime le gare, no? Quindi... Sì, le nostre gare sono tutte sotto i 2 minuti, quindi... prepari una vita intera per 2 minuti di gloria. Insomma, inizia a essere veramente complicato. Si spera di gloria. Sì, di gloria in generale. Perché per te, comunque. Ma per me, diciamo, ha riassunto bene lui nel dire che ci prepariamo una vita per pochi istanti. E quindi, chiaramente, da questa situazione è innegabile che ci sia molta emozione e anche un po' d'ansia. Bisogna dire che non è solo una preparazione fisica quella che facciamo, non tanto perché facciamo percorsi mentali molto strutturati con mental coach eccetera, quantomeno non tutti, però si tratta anche di una preparazione mentale, nel senso che è vero che è una gara che io aspetto, cioè sogno da una vita, ma io nel momento in cui mi qualifico la aspetto, cioè nel senso mi immagino certo. Quel momento per ogni giorno fino a che non arriva. Personalmente ritengo molto meno emozionante, cioè no emozionante no aspetta, più emozionante ma meno ansiogena una gara internazionale rispetto a una gara nazionale, perché quando si tratta di qualificarsi per le Olimpiadi sai che hai quell'opportunità e basta. Quando alle Olimpiadi ci sei devi dimostrare quello che hai, devi fare tutto quello che puoi, però diciamo non hai nulla da perdere, mentre quando sei a casa e devi staccare il biglietto per partire lì hai tutto da perdere e quindi secondo me almeno per quanto mi riguarda il carico emotivo è più alto magari a un campionato italiano piuttosto che a un'Olimpiade. Ecco per quantificare un po', volevi dire qualcosa? Guarda, vi racconto solo un aneddoto di nostro caro amico. Questo è bella, eh? Queste sono gli imprevisti della sì. Diretta. Per il backstage. Sì, vabbè, appoggialo. Levalo via. No? Vabbè, no, vabbè, appoggialo per terra, dai. Meglio. Un po' si secondo me non se ne accorge. Un po' cosa manca dal primo secondo tempo. Qui si prende, no? Appoggio via. Vai. Per riprendere un secondo il discorso di Matt sull'aspettare la gara, c'è un aneddoto del nostro caro Lorenzo Zazzeri che alle gare più importanti lui non dorme, lui aspetta la mattina successiva per fare la gara, quindi è una veglia notturna mentre pensa e cerca di capire ogni singolo movimento, ogni singola parte della gara per farla al meglio il giorno successivo.
si immagina la prestazione perché poi magari avvantaggia, no? Visualizza, sì. Cioè, in after, visualizza. Praticamente sì. Esatto, esatto, gli mancano gli occhiali da sole, ma mette gli occhialini scuri. Ok, c'è una motivazione anche per quello, c'è una motivazione anche per quello. E per quantificare il vostro allenamento, cioè quante volte voi vi allenate a settimana? Ma, vi allenate, beh, insieme, no? Perché sì, siete, sì, sì, sì. Poi lui si allena un po' più di me. Dipende un pochino anche dalle gare, se sono più o meno brevi. Lorenzo è quello che si allena meno di tutti, sì, il ragazzo, sì, che non c'è, è un velocista puro. Sta parlando malissimo di Lorenzo questa cosa. C'è una grande lotta tra velocisti e mezzofondisti. Noi siamo mezzofondisti e ci alleniamo un po' di più, quindi ci tocca farci un bel mazzo, diciamo. Mazzo. E mentre i velocisti sono un po' più i fighettini della piscina, perché fanno poco e nulla e gli basta. Anche se è vero che si allena molto. Beh, quindi in quantità cosa saranno? In quantità 12? Sono 12 allenamenti a settimana, 9 in acqua, 3 palestre, per un 20-24 ore a settimana. Come Lori. Sì, sì, anche io uguale. Cioè io la mattina arrivo così in cucina. Per il bacon. No, la domanda, c'aveva una motivazione, cioè perché voi studiate anche. Come si fa? Tra l'altro anche medicina, quindi cose importanti, economia, quindi altre cose impegnative. Come si fa a fare entrambe con un impegno in questo modo? Bah, mi sento di rispondere io, perché se Dio vuole, se il mio relatore vuole, dovrei concludere il mio percorso di studi, come dici bene, la medicina, fra un mese. E col senno di poi è stato un bel viaggio, nel senso, io sono partito da Udine, da dove sono nato, insomma, per venire qua, perché ho superato il test di medicina qui a Firenze. E al mio primo anno io ero un nuotatore, diciamo, mediocre, nel senso, ero nei primi 10 d'Italia, ma essendo nei primi 10 d'Italia fai poco nel nostro sport. Quindi non avevo grandi ambizioni sportive. Sono venuto qua, ho detto vabbè, non conosco nessuno, provo a trovare una società dove continuare il mio percorso agonistico finché riesco. Ho avuto la fortuna di incontrare loro e mi sono trovato molto bene. Non solo ho trovato, diciamo, terreno fertile per perseguire poi quelli che erano sogni diventati irraggiungibili, cioè, nel senso, io quando mi sono trasferito ero convinto che avrei dovuto nuotare, so, un semestre per poi dedicarmi full agli studi. Invece ho trovato questo gruppo che si allenava fortunatamente verso le 6-7 di sera, quindi compatibile anche con lo studio. E poi al quarto anno, nel 2017, cioè no, anzi terzo anno, nel 2017, io, diciamo, ho avuto il mio exploit, sono entrato in nazionale assoluta facendo record italiano e quello un po' ha cambiato tutte le prospettive, però io avevo già superato la metà, diciamo, del mio corso di studi, avevo già un percorso di studi avviato, un metodo funzionale che mi permetteva di allenarmi, quindi non è cambiato nulla. Però insomma ci vuole tanta costanza. Io soprattutto fino al quinto anno più o meno studiavo sempre dopo cena, ed era l'unico mio segreto, era che io finivo allenamento, andavo a cena in mensa e studiavo dopo cena fino alle 11 più o meno. Comunque si va contro l'idea in Italia che i ragazzi che fanno sport non riescono poi a studiare o comunque a portare avanti, sì, risultati importanti anche da quel punto di vista. Questa è una convinzione che spesso viene alimentata da allenatori, dirigenti sportivi e atleti stessi che non c'hanno voglia di fare, perché parlo per atleti che magari hanno un percorso diverso dal mio, perché se uno non ha prospettive nello sport verosimilmente punta su altro, cioè si spera che per diventare un membro produttivo della società punti a migliorare in qualche altro suo aspetto, no? E solo che se magari uno si trova a 17-18 anni ad essere un fenomeno, avere grandi prospettive, magari gli capita di iniziare a guadagnare qualche soldo, di entrare in un gruppo sportivo militare, a quel punto dice: io ho lo stipendio, sono a tempo indeterminato, chi me lo fa fare, no? È impossibile, tanto è impossibile, quindi magari si difende con questa scusa quando non è assolutamente vero. Filippo, te c'hai una passione oltre al nuoto che ti ha aiutato magari nel percorso, no? Strada facendo. Oppure il nuoto ti ha completamente, diciamo, assorbito. Te comunque poi nasci come calciatore, no? Come la tua carriera, diciamo. Lui nei calcetti della squadra è l'uomo però segreto. Il nuoto ti ha assorbito completamente. Oppure cioè, quindi è diventata la tua grande passione, o c'è qualcos'altro magari ti aiuta durante la giornata
insomma, allora, fare meglio. Io ho cominciato da calciatore nuotatore quando ero veramente piccolo, con voi due lo sapete benissimo. Grande attaccante, tra l'altro. Sottolineo. Infatti ho smesso. Pur la pace. Poi ci sono stati i 5 anni di liceo dove mi sono fatto un mazzo tanto per appunto mettere tutto a posto, organizzare e continuare la mia carriera sportiva e la mia carriera da studente. Quando ho iniziato l'università tutto è un po' rallentato e i tempi si sono dilatati e ho avuto molto più tempo anche per me stesso. Come hobby principale non è che possiamo andare a giocare a calcetto oppure andare a sciare, quindi tante attività sportive che mi piacerebbe fare sono state limitate pressoché a zero, però nell'ultimo periodo, dal primo lockdown Covid in poi, mi sono avvicinato all'azienda di famiglia per andare a supportare mio padre, per, non so, scoprire qualcosa che mi possa anche fare comodo per il futuro. Quindi diciamo principalmente quello. L'imprenditore, però è vero, nel tempo libero fa l'imprenditore. Sì. Però nel tempo libero magari ho iniziato a suonare la chitarra, mi dedico anche ad altre cose. Altre attività. Sì. Ti abbiamo chiesto di portare un oggetto, no? Che io sono curioso di sapere il tuo, Pippo. Fosse un po' rappresentativo della vostra vita, insomma, significativo, ecco. Quindi, chi parte? Di voi due? Lui, perché io sono curioso, lui il mio già lo sa. Allora parte Filippo, dai, va bene. Filippo, a maggioranza. No, il mio lo ho al polso, perché okay. È un orologio, tranquillissimo l'orologio, solamente è stato comprato e dà un significato molto particolare, perché io nel 2019 ho avuto il mio exploit maggiore con un 5º posto al campionato del mondo, con un record italiano nella mia disciplina nei 200 metri stile libero, e ho cavalcato un'onda che non avevo mai cavalcato prima, quindi ho voluto utilizzare anche il premio di tale exploit per godermi un regalino che è stato questo orologio comprato in aeroporto a Gwangju, contrattando con la tizia coreana, non parlava inglese. È stata io c'ero. Lui era l'altra parte del traduttore, cercavamo di giocare appunto insieme per far gol e comprare un orologio a un prezzo un po' minore. Però questo orologio ha una particolarità, perché è un'edizione limitata con un riferimento all'acqua. Se ora purtroppo non lo posso far vedere, non possiamo però far vedere marche. Nel quadrante ci sono delle onde con una pinnetta in un angolino che sarebbe la pinnetta di uno squalo. E sei quindi tu, mi sono rivisto e ritrovato in questo orologio e mi sono goduto il momento. Bello, e questo è molto bello. Rimarrà un ricordo che poi passerò ai figli dei miei figli, si spera, per ricordare un momento positivo e bello della... Lo porti sempre dietro a te, quindi è anche sempre anche magari no, però quando non posso, ci nuota, perché non ci possiamo nuotare, però vabbè, affondo. No, magari per nuotare porto un Fitbit. Allora, ci siamo sentiti ieri per l'oggetto da portare e lui mi ha copiato, perché anch'io il mio ce l'ho addosso, però non è un orologio, ma sono due braccialetti. Uno che mi ha regalato la mia mamma nel 2017, lei l'ha comprato, era venuta a vedere le gare, i campionati italiani primaverili, e facendo una passeggiata a Riccione, perché comunque si svolgono sempre lì, ha visto questo braccialettino molto semplice con delle palline d'argento e ha pensato di comprarmelo. Poi me l'ha regalato dopo la mia gara, perché pensava, tanto, cioè ora è distratto, nel senso è concentrato, magari lo distraggo, quindi glielo do dopo. E io praticamente ho fatto il record italiano in quella gara, diciamo da quel momento, un po' come anche per Pippo, ho spostato l'asticella per quello che era la mia specialità più in alto, quindi nessun italiano aveva mai fatto meglio di quello che avevo notato io quel giorno, e diciamo nel trambusto di un miglioramento esagerato, di venire fuori dal nulla eccetera, mia mamma ha trovato il momento di darmi questo braccialettino, che aveva un valore economico
piccolo, cioè non era nulla di importante come magari può essere un orologio, però io da quel momento l'ho messo al polso, non l'ho mai tolto e praticamente lui è venuto con me a europei, mondiali, universiadi, olimpiadi, tutte le altre gare sempre e non l'ho mai tolto, sì. Cioè, bello. Quindi è da 4-5 anni che sta sempre qui. Però sì. Dai, diciamo la verità, non è l'unica cosa che ti porti dietro a tutte le gare. Vabbè, ma quello non potevo portarlo. Come no? È la parte vista principale, la io mi aspettavo quello. Ora, ce lo ora vogliamo sapere. No, perché praticamente forza. La mia ragazza mi ha regalato un peluche a forma di maialino. Ah, quello c'era su? No, non l'ho portato. E beh, allora, la storia di questo peluche, in realtà la mia ragazza me l'ha regalato alla prima nazionale che ho fatto da quando ci siamo fidanzati. Lei siamo insieme dal 2018 e per i mondiali di vasca corta ad Hangzhou in Cina mi ha regalato questo peluche che... appunto, diciamo, mi porto sempre in giro, cioè lei mi mette in valigia per capire. C'era il peluche? No, non l'ho portato. E, così dice che insomma questo peluche mi tiene d'occhio, io faccio il bravo, non faccio il maialino in giro. E Zazza cosa avrebbe portato, visto che lo conoscete bene? Allora, Zazza è un artista e sì. Di solito quando si fanno dei viaggi anche brevi si porta dietro un blocco da disegno sul quale disegna qualche sketch, quindi direi un blocco da disegno, sì, se no sì, un pennello cinghiale, che... dipende un po' da... No, penso blocco, sì, anche secondo me. E sentite, in una parola, cos'è per voi il nuoto? Difficile questa. Io ce l'ho. Vai. Per me è uno sfogo, sempre stato. Io da quando sono piccolo... ho problemi di iperattività, nel senso che quando non mi alleno sono pieno di energie, cioè da bambino ancora di più, ovviamente ora mi godo il mio riposo quando non mi devo allenare, però l'ho sempre vista e vissuta come un gran bello sfogo dove scaricarmi di energie, cioè scaricarmi le energie e poi avere la possibilità di dormire, perché sennò per me è impossibile. Filippo. Ma infatti va sempre a letto tardi e poi si lamenta la mattina perché sta... Per te? Io direi costanza, perché è uno sport molto, molto complicato dove... Ma pensavo la costanza quella... Sì. È uno sport molto complicato che richiede tanta costanza. Perdere una settimana d'allenamento è come perdere un mese, e perdere un mese è come perdere un anno. Bisogna stare sempre lì sul pezzo e bisogna sempre essere al 100%. È naturale che poi ci siano dei momenti in cui quel 100% non lo riesci a dare, però nonostante le fatiche, le difficoltà, devi continuarti a allenare, perché sennò va male. È dura, è durissimo. Quindi questo dovrebbe riassumere un po'. Poi, essendo uno sport anche umile, umiltà può essere messa accanto a costanza, certo. Perché ci facciamo un mazzo tanto per poi ricevere... La gloria, e basta. Sì, per il ricordo, per la gloria personale, perché per il resto a livello economico, comunicativo, siamo considerati poco e nulla. Sì. Ragazzi... Grazie di essere stati con noi. Noi siamo grazie a voi. Vi ringraziamo. E, insomma, è stato un piacere. E gli oggetti ci sono piaciuti tutti e due. Perché ci sono piaciuti. Tre oggetti. Due e mezzo. E quindi niente. Grazie a voi. Noi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di Adele Racconta. E ci vediamo solito venerdì. Venerdì. E grazie a tutti. Buona settimana. Ciao.